Tutto pronto a Stresa per il ritorno dopo alcuni anni di assenza del mondiale offshore categoria X-Cat, rinnovato nell'immagine ma non meno spettacolare. Vasto il programma della tre giorni della seconda tappa stagionale, unica europea del circuito iridato. Dopo una serie di tentativi di record sul chilometro lanciato da parte delle imbarcazioni australiane, il programma ufficiale della UIM X-Cat World Championship Stresa Gran Prix of Italy inizia venerdì con una sessione di prove libere dalle 9.30 alle 11, seguita dalle 14 alle 15.15 dalla sessione cosiddetta pole position per creare la griglia di partenza. Gli X-Cat con il driver, ovvero il pilota, ed il throttleman, ovvero chi tiene la manetta, accelera e decelera, si vedranno in acqua sabato dalle 10 alle 11 per una sessione di prove libere sull'intero tracciato, compreso il tratto di long lap, ovvero il giro allungato che in gara va obbligatoriamente affrontato. Gara 1 del GP Stresa si terrà alle 15 e subito dopo si terranno le premiazioni. La domenica altra sessione di prove con long lap dalle 10 sino alle 11 e partenza di gara 2 sempre alle 15, prima di premiazione sul podio e commiato finale. Non sarà solo X-Cat però, perché a Stresa si vedranno anche le mini imbarcazioni della Formula Junior ed una gara di imbarcazioni storiche, sia sabato che domenica. Affascinante il percorso di gara, 3,32 km di tracciato, 3,85 con il long lap, con un suggestivo passaggio in mezzo tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore dei Pescatori. I favoriti? Sempre loro, Saif Arif Al Zafein e Nader Binindi, già tre volte vincitori a Stresa, che con il loro catamarano Police Dubai cercano il poker sulle acque del Verbano. Non mancheranno i due scafi di Abu Dhabi, gli svedesi dello Swecat, i russi del New Star, gli australiani e tanti italiani. Su tutti spicca Nico Caldalora, ex rellista con un padrino di eccezione, quell'Adriano Panatta che oltre ad essere stato sublime tennista ha vinto anche un titolo mondiale offshore. Il tutto andrà anche in diretta televisiva sulla piattaforma multicanale di VCO Azzurra TV, venerdì, sabato e domenica.